sembra proprio che Paolo Duberti abbia stipulato una sorta di contratto a tempo determinato con scadenza quadriennale. Il pilota imperiese, infatti, dal 1984 è riuscito solo 3 volte a concludere questa gara. Quest'anno ha iscritto il proprio nome per la 2ª volta nell'albo d'oro della gara organizzata dalla scuderia Imperia Corse. Al via 110 equipaggi, tra cui Rosina e Celesia. E tra questi in tanti hanno rinunciato a prendere grossi rischi, considerando il prossimo appuntamento a massimo coefficiente per la Coppa Italia. Ecco quindi che l'equipaggio Duberti Dominoni non ha avuto grossi problemi a giungere per primo al traguardo, grazie anche ad una vettura, la Delta HF del Jolly Autosport, decisamente perfetta, così come l'assistenza. Secondo al traguardo è De Fabrizis, vincitore del gruppo N con una Ford Sierra.